Ciao a tutti, sono ancora qua, sono appena uscito da qua, come si chiama qui? È tutto nuovo per me. Ufficio documenti, adesso mi dirigo a potenziare questo qui, dove fanno l'anfetamina, non so che cosa fanno, si sparano là dentro. Adesso andiamo a vedere, metanfetamina, vabbè. Questo è il terzo potenziamento. Stabilimento qua sotto. Ok. Andiamo a vedere, questo qui è ancora immacolato, nel senso ho fatto solo l'inizio, la prima e basta. Vedete, non c'è niente, quindi adesso vado al computer. Anche qua mi chiederà di spendere una barca di soldi. Acquista migliorie. Ma no. 1.100.000. Ok, confermato. Andiamo ancora. No, aspetta che esce fuori. Ok, acquista migliorie. Il personale. Ok. Acquista migliorie, saranno le telecamere, vabbè, mettiamo tutto così, ho tutto al massimo. Ok, adesso rubo le scorte per questo posto qui. Rubiamo le scorte. Better than resupplying, I hear you ask? Resupplying at the same time as desupplying your motorcycle club competitors. Now, one of their riders is carrying the stuff, so you're gonna keep knocking them off their bikes till you find the guy who's got what we need. Forse avrò bisogno della curuma a questo punto. Ah, eccoli lì, si vedono in fondo. Si vede un lampeggio. Tre sembrano, tre luci rosse. Eccoli là. Ora vediamo dove sono. Gli attacchi a corpo da moto possono essere usati per evitare di attirare l'attenzione della polizia. Ma io so, c'ho la moto volante, quindi per me è diverso adesso. Sbarazza i membri, quindi un momento, qui bisogna stare, non voglio andare a vuoto. Quello lì è sulla moto, con le bombe dell'MK salta. Della polizia non mi interessa. La moto sempre ribaltata. Guarda che vigliacca di moto, veramente. Andiamo a prendere altri due.
mi sa che si possono fare anche benissimo, non con la motocicletta normale, ma con questa che mi aiuta più velocemente sugli spostamenti. Proprio sul provinciale sotto. Aspettare perché potrebbe svoltarmi anche. No, sta tirando dritto. Bene. Dove è andato? Cos'è? Sempre la solita storia. Eccolo lì. Eccolo, dietro il furgone. Ma mi sa che posso usarla questa cosa qui. Sbarazza il membro della moto. E allora se uso, se lo uccido con un missile, ma non vorrei che poi le scorte ce l'ha addosso, però, un momento, attenzione qua, perché sennò qua mi va a rotoli la missione. Perché per me è una novità, fino a quando non scopro le cose. Qui la cosa si fa un po' lunga, quindi vedi? Se no saltava. Adesso devo prendergli la moto. Fammi ricordare come si esce da qui. Devo uscire di là per forza.
meno male che questa pattuglia è andata di fortuna, però. Ne ho di strada, 11 km. Non te, mica te li regali i soldi, te li devi proprio guadagnare. Eh sì, c'è quella facile vicina e c'è quella lontana. E se passo in mezzo? Eh sì, io passo in mezzo, invece di andare giù di qua. Vediamo se i chilometri, come dico io, i chilometri scendono. Sembrerebbe di no, questo pezzo. Va sempre passare di là. Guarda quanta strada. Qui ci fanno scoppiare veramente tutti. Speriamo che la prossima non sia così. Comunque ultimamente ho diminuito proprio a zero il traffico, le persone, perché no, cioè la mia scheda video li tiene, soltanto che era troppo imbordellato, cioè troppa roba e... Io voglio strade libere. Quindi è come nelle missioni. Però mm-hmm.
Turbiamo quest'altra. So, we know a security company is moving what we need. We just don't know which van they're using. Keep hitting their cars till you get the supplies. Vuole un blindato ma non sa qual è, quindi cosa c'è? Il telefono, niente, nessuna app. Quindi prendiamo come prima, mi sa che devo fargli saltare qualcosa qua. Mi sa che devo mettergli la bomba dietro, la bomba adesiva. Prima però gli devo ammazzare le guardie. Adesso il primo trasporto valore che qui dovrebbe essere qua già uno. Però poi arriva la polizia, potrebbe arrivare anche. Ah ecco, c'è la guardia giurata fuori. Quindi potrebbe essere quello giusto questo. Ma perché mi vengono sempre addosso? Mio cazzo. Apri le porte posteriori sparando per rompere la serratura. E ora? Ruba le scorte. No, ho preso quello giusto. L'ho già azzeccato, il primo. Aspetta, questo qua lo sto schiacciando tutto. Ma guarda che roba, oh. Ah, c'è anche la polizia, va bene, va bene. Due stelle. Sono quasi arrivato. Andiamo di qua, sfondiamo quel cancello. Anzi, rimaniamo fermi un secondo. Ok, andiamo dritti. È dietro che sbatte. Cos'è che sbattono le porte? E queste siamo a due. Good news, we located some supplies. Bad news, they're in the hands of a rather serious stick-up operation. Let's get a hold of them and bring them in. And be careful, they're fragile. Recupera tutto e porta allo stabilimento.
non è che è vicino. È in mano una banda di rapinatori, quindi. No, stavo guardando come sono vestito io. C'ho il giubbotto super pesante del casino che quando avevo fatto le missioni poi ho smesso perché giocando con molti giocatori andavano male, perdevo ore di tempo e quindi ho mollato troppo. Quando sei da solo è meglio. Appena mi capita una missione grossa, comunque, forse il fucile a pompa non serve qui, mi sa che è meglio prendere il fucile. Sto guardando un attimo la situazione. Sparano. C'è ancora uno. Dove sei? Dove cavolo sei? E dietro la nascosta. Eccolo. Ce n'è ancora un altro. Ok, mettiamoci qua sotto. Ok. Lo scorto è poi questo furgone. Arriverà una banda, sicuro magari. Come faccio a uscire? Qui, ok. Miseria, non ci voleva sto palo. Maledizione vigliacca. Porca trama. Le scorte, vedi, c'è una barra. Se no me le scassano. Vabbè, che tanto la re deve finire la barra però. Almeno questo è abbastanza veloce il furgone.
Basta un errore. Manca un chilometro e mezzo. Vorrei capire se sono moto o macchine. Sembra una macchina, per darmi un colpo così. Eh sì, eh. Porca miseria. Dato un bel colpo forte. Certo che i colpi te danno belli potenti qua, eh? È diverso, eh? Che quelle del bunker. Bunker erano meno potenti, ma questi sono più forti. Cioè, l'intelligenza artificiale qui è molto forte. Ma che mazzate proprio. Hanno mollato, meno male. Ormai sono arrivato. Ok, con queste tre. Appena la barra è tutta verde, basta, mi fermo. E poi vediamo l'ultimo, devo andare a... Ancora due tacche mancano. That's what we were looking for. LJT over. Praticamente ce n'ho ancora uno da portare potente e ho finito. Ma quasi quasi le acquisto. No, dopo arrivo, no, meglio prenderle. Perché poi ci smeni, secondo me. Okay, well, the supplies we found are in the hands of some pretty nasty people. Deal with those people and get us what we need. Ok, altra azione. Ma è così lontano? 7 km. Che più di 100 miglia non va, però è già qua sotto, quindi sono qui. Ma no, ma chi c'è? Eccoli là, una marea, un esercito, un plotone di esecuzione. Però sicuramente ne vale la pena perché ho visto che la prima botta soltanto con un carico normale mi ha dato quasi 250.000. Dove sono questi qui? Sono tutti qua dietro.
sono lontani. Eccoli qua, guarda quanti sono. Sono un bel po', eh. Devo per forza aprire il fuoco, sì. Sparo al primo e poi mi ritiro dietro. La luce maledetta. That's it. Nowhere to escape now. Mi ritiro dietro. Where are you gonna go? Bubbles, run this bitch! Fuck you! VJ! I'm changing meds! Oh! Shit! Oh. I'm dead! Hey, find cover! Wanna be? Come on! Sono tantissimi, cazzo. Get the fuck out! Forti ci sono. L'ho prese le scorte. L'MK2 ci vuole la moto. Eh sì. Poi dopo ti arrivano i messaggi che è tutto pronto da vendere. Ti arrivano i messaggi da questo qui, come si chiama? Questo qua, LJT. Quanto sono di TAC? Resupply successful, a long journey out. Hai visto? 101.000 in cassaforte, sta aumentando, io non tocco niente. Non devo andare a prendere nulla ancora.
So, you could get a bunch of prescriptions, then drive around to every drugstore in the state, or you could rob someone who's already done that. So hit this other lab, and then get us the supplies we need. Pronto. Raggiungi il campo hippie. Allora, dov'è? Dentro al deserto. Cioè. Sì, perché c'è una specie di deserto qui. Boh, come stiamo a vedere. Ma tanto cambiano, non è che sono sempre queste le missioni. Adesso io ho fatto questo video così per far vedere le missioni e poi farò il video finale quanto guadagno e per vedere se là dentro. Proprio lì davanti. Cazzo, figa. Speriamo che non si bucano le gomme almeno. Guarda per uscire da qui. Ho le ruote bucate. Così pare. Sento le gomme che. Eh sì, è tutta sfondata. Vediamo che zona sono. Mi è venuta un'idea. Porca Eva. Guarda così qua. Le ruote rotte. Non ho più niente. Più niente. Avevo finito tutto. Porca puttana. Adesso sono messo male. Mezza idea e devo proseguire per forza. Ecco le scorte.
la moto ho bisogno. Andiamo dietro sta montagna qui. Ok. Dovrebbe arrivarmi qua vicino. E me l'ha messa. Guarda la roccia sta che vigliacchi. Proprio dei vigliacchi veramente. Questa storia della strada non mi è mai piaciuta. Uno quando ha bisogno della moto anche vicino. Lì la strada è una strada. Cioè dentro qui ho pagato un sacco di milioni, non ci sono snack, niente. Sembra strano questa cosa, adesso vediamo. Sono già qui, io compro almeno i giubbotti, una cosa veloce. Well, that'll stop a lot of nasty. Ok, ce l'ho al massimo. Qui. Maledetta moto, cazzo. C'ha dei difetti comunque. È bella, ma l'hanno lasciata perdere, l'hanno lasciata difettosa, la parcheggi si ribalta. Cioè non è bello. Andiamo giù perché qua almeno faccio le 130 miglia di strada. Mi sbrigo prima perché linea d'aria più di 100 non va. Questa è andata, ora vediamo dentro cosa c'è. That's what we were looking for. LGT over. Non c'è niente per prendere snack. È strana sta cosa. Vabbè, vediamo un attimo qua com'è. Allora, yeah, so these supplies came in with a bigger shipment. You're gonna have to dig through the crates to find what we need. When you do, me li devo comprare adesso, per forza, no? Non ne ho più. Non ho più difese. Dov'è un negozio qua vicino? Prima che vado lì, aspetta un secondo. Qua c'è ammunition, dov'è quello lì che vende? Va bene, vado senza, dai. Vado così. Forza. Troppo lontano. Ancora le casse. E allora faccio saltare tutto adesso con la moto. Eh sì, faccio prima. Però ammazzi le guardie. E anche qualche cassa perché esplode vicino.
se non l'ho rotta. Eccole qua. Sono già qui. Le ho prese. Non sale. Però sto iniziando a capire le prime tra le lontane, poi man mano che arrivi verso la fine te le dà più vicino, sembrerebbe così. Ancora al massimo la barra e scorte addirittura. They got it. We're all good. LJT logging out. Non è ancora al massimo. Una bella faticata, cazzo. Well, I'm gonna be honest. I don't know where to get those supplies, but I do know who will tell us where to get them if we push the right buttons. Find my pal's brother and sweat it. 2 seconds after that, I'll have the location we need. Devo prendere il snack, eh? Per forza. Know if you need anything. Non me li dà. Non me li dà. Dovevo andare dentro alla Mad Bank a prendere. Proseguiamo. Va bene anche senza. Mi dice il bersaglio, lo devo picchiare questo qui. Chi è il bersaglio? È il secondo. E lui è. Adesso sono accorte. Speriamo che questo sia un carico grosso almeno. Un furgone sicuro. Eccolo. Della Boogie Stars.
strada. Magari arriva anche qualcuno con le moto. No, speriamo di no. Solo riguardando tutto, basta, non ho più messaggi, è arrivato un altro, è arrivato pure lui, sì, mo te passa. No, non è un problema per il veicolo, perché io sono impegnato qui. Che mi finisco l'ultimo magazzino perché sono un po' stanco. Quanti soldi ho? 291. Ne avevo 320 milioni e 700 mila. Ho speso un patrimonio, tutto, tutto, ho fatto quasi tutto. Mi manca adesso l'ultimo magazzino e poi dopo non ci penso più. Faccio un altro video anche lui, soltanto per avviarlo come adesso, per vedere quanto rendono. That's what we were looking for. LJT over. Non è ancora tutta al massimo. Vabbè. Okay, you ever seen those videos of the Black Friday sales where housewives eye gouge each other over discount posters? Well, this is a bit like that. Except you're hitting a Vago set, and you are signaling a plane instead of them, and getting their supply drop, hmm? Don't you just love a bargain? Senza. David Squartz è lontano, credo, eh.
credo che sia lontano. David Schwartz è dall'altra parte. Chilometri di strada, in linea d'aria saranno 3. Intanto voglio vedere che cosa posso usare di mezzi. Questi sono quelli personali, però non te li mette. C'è un furgone, tutti là sotto. Come fa? Dove siete? Le teste? Perché è così? Perché mi fa sto scherzo? Guarda, ma che scherzo? No, cazzo. Ma cos'è, un bug? Pazzesco. Vabbè, tanto non sono 3. Guarda, io neanche sparo io. Sembra che spara la Rockstar al posto mio. Non so che. Io non sto neanche sparando. Dai, dai.
Okay. E questo furgone? O no? Ah, questo. Getta a terra un razzo di segnalazione. Nel frattempo vado a prendermi la moto. Le sto facendo senza snack, eh? Senza niente, non solo i giubbotti, basta. Sta barra non sale. That's what we were looking for. LGT over. Mi sa che è meglio che mi fermo con questa qui. Vediamo. No, mi fermo qui perché non è salita. E quindi già è 119.000. Quindi con lì è già un bel po'. Però la facciamo un'altra. Vediamo. Vediamo se sale. Così perdo tempo. All right. So, what's better than resupplying, I hear you ask? Resupplying at the same time as desupplying your motorcycle club competitors. Now, one of their riders is carrying the stuff, so you're gonna keep knocking them off their bikes till you find the guy who's got what we need. Ancora devo uccidere. Okay. Però sono sulle moto, quindi non devo distruggerle. Dai, finisco questa e dico stop qui, perché secondo me va bene così. E il prossimo video è l'ultimo magazzino, il massimo, e poi basta. Poi vediamo questi giorni quanto ho di guadagno. Sono solo due moto, due. Quindi una dei due
No, sono tre invece. Tutte e tre insieme sono. Guarda dov'è. Eccola lì la moto, io la vedo da qua. Eccola là. Tempo perché lui viaggia. Lui non è. Poi ricominciamo la musica. Mi sono allargato un po' troppo, però se magari è per variare, una settimana faccio questo, una settimana faccio altre cose. Questo almeno è fermo, sembrerebbe di sì. Questa qui non gli posso sparare col mitra. Speriamo che almeno è lui. Sì, era lui, meno male. Ma no, non ho preso le scorte. Ok, a sto punto dammi la moto. Di merda veramente. Guarda che, guarda, mi ha messo nei casini. Dov'è sta moto, maledetta? Maledetta, maledetta moto. Maledetta moto, veramente. Dov'è? Eccolo qui, guarda, guarda. Cioè, ma guarda, è una cosa. Una cosa pazzesca, veramente. Cioè, una moto da 3 milioni e mezzo di dollari che si capotta così. Pazzesco, pazzesco. Meno male che l'ultimo carico di questo qui e poi faccio il prossimo video dell'altro magazzino che è l'ultimo e non lo porto al massimo, basta. Speriamo che non c'è un pentimento alla fine, che gli utili non li vedi, ma penso che li vedi. Ok, andiamo giù. Andiamo di qua, dai, tanto è uguale.
No, la barra è sempre ferma lì, basta, va bene così. Ok, questo video finisce qui. E And we're still in business. All il right. prossimo video LJT with the è l'altro magazzino. Partirò da qui per... Ok, la barra è lì, lasciamo stare come sta. Al prossimo video.